Grazie, grazie Presidente. Io mi scuso per l'emozione, ma al mio 23° anno di militanza per la prima volta parlo a un congresso federale. Credo che serva parlare quando serve davvero e non necessariamente per farsi vedere. Questa volta ne sono obbligato da un ruolo e quindi mi permetto di raccontarvi brevemente e nei tempi, spero assolutamente concisi, quello che stiamo facendo. Ieri, prima di arrivare qua, ho preso una decisione che era quasi solo estetica. Qualche mese fa Massimo Bitonci, quando era ancora il mio capogruppo, mi ha regalato questa cravatta che porto oggi. Questa cravatta è una cravatta blu dove ci sono come disegni i leoni di San Marco. Io l'ho messa per tre motivi. Innanzitutto perché voglio riconoscere il momento in cui ci troviamo in Veneto, a Padova, dove abbiamo vinto, e come diceva Massimo, in una scelta non facile. Il secondo motivo, ma non per specioso nazionalismo, è perché Leone di San Marco mi ricorda due persone, come diceva Borghezio, abbandonato da questo stato canaglia ormai da 2 anni, non si sa dove, non si sa perché. Il terzo motivo, amici della Lega, è perché il leone di San Marco è il segno di identità, è uno dei segni di identità che segnano forte una storia, un ragionamento che viene dalle tradizioni. Però ve lo dico per un motivo ben specifico. Quando io ho iniziato questo lavoro, mi permetto di dirvi che oggi abbiamo persone che hanno fatto 700 km in macchina mettendoci i loro soldi per venire ad ascoltare il congresso della Lega. Magari qualcuno più vicino non è venuto con la tessera in tasca. Perché quando ho cominciato a conoscere queste persone, mi sono accorto che dicevano: "Ma guarda, dico a Umberto, sono di Viterbo, ma io prima di tutto sono della Tuscia", e chi mi diceva: "Io prima di tutto sono dell'Irpinia, io prima di tutto sono della Ciociaria". Ebbene, io ho la convinzione, amici, che questo strano paese sia un paese fatto di popoli e di identità. E allora su questo e su altri temi abbiamo cominciato a costruire un rapporto costruttivo. Ho detto a tutti questi amici presenti come ospiti una cosa: io non voglio che voi diventiate leghisti, perché noi siamo i leghisti e vogliamo continuare a mantenere la nostra identità leghista, la nostra storia leghista. E vorrei anche dire che è anche ora di smetterla con quei tentativi di distruggere il lavoro degli altri, magari dicendo che si tolgono parti del nostro statuto come l'articolo 1. Non è vero, e chi lo dice sa che non è vero, sa che non è vero. Quando il segretario federale mi ha affidato questo incarico, ho pensato che fosse un po' una fregatura, lo ammetto, perché si usa ogni tanto dire: "Ma vabbè, facciamo fare qualcosa a qualcuno". Poi mi sono accorto che anche il segretario ci credeva, e poi mi sono accorto che andando in quei posti dove non eravamo abituati ad andare c'erano delle persone per bene, e c'erano delle persone per bene che come noi si sono stancate di determinate situazioni. Mi permetto, in anticipazione di quello che dirò dopo, di salutare una persona. È una persona che ha raccolto le firme nel gazebo che abbiamo fatto a Palermo. Oggi questa persona non può essere qua, perché questo amico disabile, che tra l'altro ci ha aiutato a scrivere una mozione sulla disabilità, non aveva i soldi per venire, non se lo poteva permettere, perché questo amico prende meno degli extracomunitari che ci sono. E quindi se un amico di Palermo che ha fatto il gazebo per raccogliere le firme, io ve lo dico, certo non è un padano, perché sarebbe ridicolo per noi e per gli amici che sono qua. Però è un fratello che si è impegnato, magari più di qualche altro, per raccogliere quelle firme, quelle 100.000 firme che hanno consentito di far passare il referendum sulla Fornero. E quindi, come vi dicevo, gli ho detto: "No, non voglio, non voglio, voi non siete leghisti, voi avete la vostra storia, la vostra cultura politica, la vostra identità. Però, se ci troviamo insieme sui temi dell'economia, sui temi dell'euro, sui temi del lavoro, noi parliamo di lavoro, di economia, di sacrifici, di posti di lavoro persi, di esodati, beh, allora forse abbiamo qualcosa in comune". Ma io penso che ci sia anche qualcos'altro. C'è una base di valori
ed è quello che io ho sentito dire anche dal segretario federale, che noi proporremo e lo stiamo proponendo. È una base di valori che, e vi dico una sola cosa, penso che tutti qua dentro, compresi i nostri ospiti, pensano che la famiglia sia una sola, e allora questo vuol dire che sulla base dei valori noi siamo in grado, in modo composto e senza perdere quell'identità che è quella della Lega Nord, che è quella della nostra storia politica e territoriale, ma con un'azione di accompagnamento, di avvicinamento che non mischi le strutture, di essere gli unici veramente alternativi alla proposta scellerata del tutti insieme che sta facendo Matteo Renzi da Firenze, l'uomo mai eletto. Io potrei anche dirvi chi c'è, anzi qualcosa vi devo dire, e mi scuso con qualcuno che non cito, ma per un fatto di tempo, vedo che ci sono gli amici di Patrie, di Fronte Verde, gli amici di Roma, quelli che sono di Catania. Guardate, una cosa straordinaria che conferma la proposta positiva del nostro movimento in modo spendibile ed inclusivo. Se un giovane si presenta in Sicilia, nel suo comune, prende con il nostro simbolo, che però è un caso, è in quel momento, nella parte elettorale dell'Europea, il 32%, io credo che meriti un applauso, perché è più difficile andare in Sicilia a prendere il 32% rispetto a prenderlo a Brescia. Perché io penso che sia più difficile fare i gazebo con i nostri referendum nelle strade di Lamezia Terme che farli a Padova. E allora, se qualcuno ha avuto il coraggio di credere in un progetto e in una leadership evidente, sempre più riconosciuta, io penso che questo debba essere una considerazione che voi delegati e il segretario federale debba prendere in considerazione come un progetto parallelo che non mischi la Lega con questo nuovo soggetto, ma che debba essere continuato. Mi permetto anche di salutare alcune persone, scusatemi se non lo dico tutta. Fusco, che viene da Viterbo, il professor Pepe di Fare Ambiente, gli amici di Fronte Verde e poi ancora quelli di Anzio, ma anche qualcosa di diverso. Se vi faccio la biografia, la confondereste con... Adesso non allargarti troppo. No. Non ti preoccupare, vado alla fine, però due passaggi credo che siano necessari per dovere mio verso i militanti che devono poter scegliere. Quando una persona combatte contro il regalo della cittadinanza facile, quando una persona si mette in condizione di dover avere una certa sicurezza perché si confronta in maniera durissima con l'integralismo dell'UCOI, quando una persona la settimana scorsa denuncia in procura l'onorevole Ciauchi per razzismo, io penso che debba essere con noi. E questo è l'onorevole Sbai, che ha detto che vuole fare con noi un percorso, così come l'onorevole Conte con la sua associazione Area Nuova. Amici, io mi permetto di chiudere qua, vi lascio un mio pensiero. Io non sono quello che decide il futuro del movimento, sono un operatore, un braccio, è un vostro braccio, un braccio del segretario federale. Però io vi chiedo questo, fate questo ragionamento di fantasia se volete. Se noi abbiamo un sogno, e noi ce l'abbiamo un sogno, e non è un sogno soltanto, è qualcosa di più perché non è un'utopia. Se questo sogno è importante per tutti, dobbiamo fare in modo che ognuno di noi dia il possibile per raggiungerlo come obiettivo. Se qualcuno con noi condivide una parte di questo sogno, come voi siete miei fratelli, lo sono anche loro, perché ci mettono la faccia. Noi siamo l'unica comunità in movimento, e scusate l'emozione, siamo l'unica comunità in movimento che ha un leader come Matteo Salvini. Grazie.